alle orecchie, quindi le orecchie hanno la funzione di aiutarci nella rotazione durante la preparazione. Quindi, e la seconda, questo è il pestello, pestello perché serve per pestare. Di legno diverso, questo è un legno di ulivo, questo è un legno di faggio, quindi più morbido, più semplice e ha una risposta diversa in termini di ritorno nel momento in cui lo utilizziamo all'interno del nostro mortaio. Il che utilizziamo è l'aglio, in questo caso utilizziamo l'aglio di Vessalico, quindi Vessalico in questa particolare dinamica dal punto di vista organolettico che riduce quelli che sono i problemi digestivi, che dobbiamo stare attenti a non utilizzare l'anima. L'altro elemento estremamente importante è che l'aglio era ed è un antibiotico, per tant'è che il signore, le mobili signore, partivano da Genova e andavano a Parigi, d'estate bevevano latte e aglio e via a pestare. Il risultato è una crema trasparente, l'aglio sparisce completamente, lasciando spazio al profumo. L'ingrediente seguente che andiamo a inserire nel nostro mortaio è il basilico. Utilizziamo un basilico DOP, quindi il basilico per la produzione del nostro pesto proviene da questa zona, da Genova Pra. Il basilico che viene da Pra è decisamente diverso. Mettiamo il basilico tagliando le foglioline, la parte apicale, e riempiamo questa parte. Queste sono le nostre serre. Le serre di Pra. E quando si entra c'è un profumo meraviglioso. Noi siamo andati a visitarlo, ovviamente io e Mario, e si entra in un gruppetto. Immediatamente il computer apre le pareti, fa girare la ventola, perché la temperatura deve essere sempre costante. E sotto il pavimento c'è l'acqua che scorre, le serpentine, con l'acqua a temperatura di 22 gradi sempre. Aggiungiamo un pizzico di sale, un pizzico di sale. È sale grosso perché ha una funzione meccanica, ci aiuta a rompere le foglioline all'interno del nostro mortaio. Se lo facciamo col frullatore, consigliabile tenere le lame per 2 ore all'interno del frigorifero prima di utilizzarlo. Utilizzeremo del sale fino perché è molto più semplice da essere amalgamato all'interno del prodotto. E via! Uno dei movimenti ottimali è partire dall'alto e andare verso il basso, perché in questo modo abbiamo il mortaio pulito e la giusta componente dinamica in termini di pressione. Qual è più facile da usare come tipologia di legno? Sicuramente questo è più semplice, una volta appreso il rudimento questo è più, ha una dinamica migliore, è più rigido, mentre invece più morbido rimbalza più facilmente, quindi più facile da utilizzare, ovviamente produce un effetto meno efficace nella preparazione della salsa. Questo che legno è? Questo è ulivo, questo è faggio. Adesso aggiungiamo il prossimo ingrediente. Non è un momento facile. Aggiungiamo i pinoli. Sapete quanto costa? Per un genovese è un momento veramente difficile. Ne aggiungiamo 100. 100? Sono preziosi. Li conosco per nome. Marco. Mattia, Giovanni. Sto utilizzando dei pinoli che vengono da San Rossore, cioè tipicamente dalla Toscana. Questa è la componente cremosa della nostra salsa. Aggiungiamo 2 cucchiaini, 1 e 2, di pinoli. E a questo punto stiamo preparando la texture, quindi il nostro composto cambia colore, diventa molto più chiaro. Adesso non ci resta che aggiungere gli ultimi 2 o 3 ingredienti. Perché 2 o 3 ingredienti? Perché c'è sempre all'interno delle ricette regionali un ingrediente segreto, che è la famiglia. Ogni famiglia cambia le ricette. Faccio vedere la mia ricetta, la ricetta della mia famiglia, che non usa pecorino, pecorino fiore sardo. Aggiungiamo, numero magico, 2 cucchiai, 1 e 2, di parmigiano reggiano, invecchiato 30 mesi, l'olio
extravergine di oliva. In questo caso utilizziamo un olio fatto con le olive taggiasche, taggiasche perché vengono da Taggia, quindi siamo nel ponente ligure. Il numero magico è sempre 2. 1, 2. Delicatamente uniamo tutti gli ingredienti: parmigiano reggiano e la metà di pecorino fioressato. Pecorino fioressato perché ha la giusta consistenza, non è cremoso e quindi ha la stessa consistenza del parmigiano reggiano. Che profumo! Sun rays come down as seen when they hit the ground. Children spinning around till they fall down, down, down. I went for you, it's been 2 hours now, and you're still somewhere.